siamo partiti da questa immagine che dimostra esattamente come, tolta la maschera, dietro non c'è niente. Non ci sono le persone, non c'è l'uomo, non c'è la dignità umana, c'è solo il potere finanziario delle banche, organizzazioni supernazionali contro le quali non ci resta altro che continuare a combattere. Un'altra immagine significativa è questa, pubblicata dal quotidiano Rinascita, dove si vede chiaramente chi è il signor Monti, uomo della Goldman Sachs. Per far capire esattamente dai documenti cosa significa andare contro la Costituzione, ci limitiamo a far vedere un francobollo commemorativo della Costituzione italiana. Che cosa si vede nel francobollo? Si vede l'uomo che lavora, perché la Costituzione italiana stabilisce che l'Italia è un paese basato sul lavoro. È quello che deve essere tutelato, non il potere finanziario dei banchieri internazionali. E qui il messaggio è chiarissimo. Quindi qualsiasi cosa che si faccia per conto dei banchieri internazionali è sostanzialmente non solo contro il popolo italiano, ma contro la Costituzione italiana. Per far capire come si è arrivati a certe cose, prendiamo un libro tra i tanti che io mi prendo come riferimento, e questo è un libro scritto da due scrittori, Odd e Pons, Intrigo dell'era Fazio. Non c'è la copertina perché i libri che io abitualmente consulto abitualmente li copro. Sentite cosa scrive in alcune cose. La pacchia finisce con la legge finanziaria dell'ottobre 1992 che dà il via alla politica del rigore. Nel settembre di quell'anno la lira è esposta agli attacchi della speculazione internazionale e nel tentativo di difendere il cambio la Banca d'Italia distrugge masse consistenti di liquidità. Attenzione, era tutto organizzato fin dal 1992. Per il Presidente del Consiglio Giuliano Amato, vedi caso uno degli eminenti grigie che ci sono oggi ancora in circolazione, e il ministro del tesoro Pietro Barucci, non v'è altra soluzione che svalutare la moneta. Tiè, ma io invito i nostri ascoltatori a capire cosa significa la svalutazione della moneta. Significa che migliaia e migliaia di lavoratori, migliaia e la maggioranza degli italiani si trovano in mano una moneta svalutata. Quindi implicitamente c'è un'inflazione, quindi implicitamente c'è un aumento dei costi. E quali costi? Qual è il costo che il cittadino italiano deve subire maggiormente? Quello all'acquisto al minuto delle cose per lui essenziali, no? Quindi far uscire la lira dallo SME, il sistema monetario europeo, attenzione, c'era già il sistema monetario europeo. E quindi anche oggi, se tra le tante soluzioni ci può essere la soluzione di fare uscire l'Italia dall'euro, questa forse è una delle poche soluzioni sostanzialmente oneste. Le altre non lo erano qui. E invertire la rotta dei conti pubblici che vanno alla deriva. Ma come i conti pubblici vanno alla deriva? Ma perché? Ne scaturisce una manovra finanziaria da 100.000 miliardi di lire che segna l'inizio del processo di risanamento dei conti dello Stato. Risanamento dei conti dello Stato, cioè svendendo le proprietà dello Stato. Ed era quello che i mercati internazionali, alias i grandi finanzieri internazionali, volevano. Poter comprare a quattro soldi dei beni autentici di proprietà dei cittadini italiani. Il messaggio implicito ai mercati è che l'Italia si candida a entrare nell'Unione Monetaria Europea accanto a Francia e Germania e che intende rispettare i parametri di Maastricht. No, guarda un po', e che la obbligano a ridurre al 3% il rapporto tra deficit e PIL, ad avviare drastiche politiche di contenimento del debito pubblico. Attenzione, qui si parla di termini assolutamente importanti, si parla di deficit e di debito pubblico. Si tratta di due cose completamente contrarie, completamente diverse, sulle quali poi ci soffermeremo un'altra volta. Battono la stessa strada i governi successivi, quello guidato da Ciampi e il primo governo Berlusconi e il governo di Lamberto Dini, che nel 1995 riforma il sistema del calcolo della previdenza con il passaggio da quello retributivo,
pensione calcolata in base alla retribuzione, a quello contributivo, pensione calcolata in base ai contributi versati. Ma oggi che si sta parlando di eliminare completamente la pensione di anzianità, è la stessa strada ed è quello che queste persone vogliono. Vedete che il passaggio è stato lento, graduale, ma inesorabile. Oggi si parla di togliere la pensione a una persona in quanto anziano. Cioè tu devi arrivare per avere dei soldi per campare, ancorché anziano, deve avere accumulato un credito che è dato esclusivamente ai tuoi versamenti. Ma chi l'ha detto? La pensione spetta al cittadino in quanto cittadino italiano, la pensione spetta al cittadino in quanto cittadino lavoratore. Tu hai lavorato, ti do la pensione. Quello è il diritto fondamentale. Non che io ti do la pensione perché mi hai fatto i versamenti, che siamo tutti privatisti. E il cazzo di discorso è, poi che versamenti mi hai fatto? Ma se vengono a svalutare, no? Tu mi dai una moneta svalutata perché nel contempo mi stai svalutando la moneta che io ti ho dato prima a valore reale. E questo è tutto il discorso che volevo fare. E intanto sono monete mie, perché il cittadino lavoratore ha delle trattenute, queste trattenute diventano obiettivamente l'elemento fondante della sua pensione, ma quelle trattenute hanno il valore del momento in cui queste trattenute sono state fatte, mica il valore quando te le danno che sono completamente svalutate. Quindi questo semplicemente per sottolineare in quale situazione ci troviamo e quali truffatori sono quelli che pretendono di gestire la società attuale italiana a nome degli italiani, che i quali poveracci sono costretti soltanto a subire.